Allora, oggi faremo la zakuska, faremo un piatto tipico rumeno che sarebbe un antipasto, potrebbe essere anche un secondo, ecco, un contorno. Quindi, per fare questa zakuska, E si vi dico, conserva per inverno. si conserva per l'inverno nei barattolini e poi vi faremo vedere. Allora, per quanto riguarda questa volta noi abbiamo fatto un po' di più, perché visto che dobbiamo conservarlo, quindi abbiamo usato 500 g di radice di prezzemolo, poi abbiamo usato 4 kg di peperoni rossi, 4 kg di peperoni gialli, 3 kg di melanzane, 1,5 kg di carote, 2 kg di cipolla, 400 g di radice di sedano. Poi abbiamo messo dell'alloro, 500 ml di olio di semi, 2 kg di pomodoro palato, pelati o passato di pomodoro, poi sale e pepe quanto basta e abbiamo aggiunto anche 100 g di concentrato di pomodoro. Allora, per quanto riguarda il metodo, prima di tutto si prendono le cipolle, 1,5 kg di cipolle e si pulisce, si spezzetta insomma, si riduce in piccole parti e si cucina. Si mette l'olio, mettiamo 500 ml di olio e lo facciamo cucinare per un po'. Poi aggiungiamo le carote che sono già state anche ridotte proprio a pezzettini tipo julienne Grattugiate. grattugiate, così grattugiato. Una volta lo facevano a mano, noi l'abbiamo fatto con la macchinetta, c'è una macchina per grattugiare. E poi abbiamo messo anche la radice di prezzemolo, anche quella grattugiata. Quindi abbiamo messo tutto insieme e abbiamo fatto cucinare. Abbiamo aggiunto un po' di sale, un po' di pepe e siamo andati avanti. Quando il composto era cucinato, era a posto, lo abbiamo fatto raffreddare e lo abbiamo messo insieme ai peperoni e alle melanzane che avevamo precedentemente arrostito fuori in campagna. Le abbiamo spelate, le abbiamo puliti e l'abbiamo, una volta raffreddata la cipolla, il sedano e le carote e anche la radice di prezzemolo, abbiamo mescolato il tutto quando era freddo e adesso abbiamo aggiunto il pomodoro, il passato di pomodoro, pepe, sale, abbiamo aggiustato di tutto. Quindi l'abbiamo diviso in due pentole e adesso lo faremo cucinare a fuoco basso per almeno 2-3 ore. Alla fine, volendo, chi vuole può mettere anche dell'aglio tritato e poi lo metteremo nei boccacci e lo conserveremo per questo inverno. I nostri peperoni, le nostre melanzane che abbiamo fatto alla griglia ieri fuori in campagna. Avevo fatto il video che eravamo in cintura, c'è un posto dove si possono fare queste grigliate. Quindi abbiamo grigliato tutto, poi le abbiamo pulite, abbiamo tolto tutta la buccia e le abbiamo passate la carne. Quindi le abbiamo passate tutti e le abbiamo messe qua. Adesso aspettiamo che si raffredda le carote, la cipolla, il prezzemolo, la radice di prezzemolo, poi mescoleremo tutto quanto e metteremo in una pentola o in due pentole e aggiungeremo il nostro passato di pomodoro, il concentrato, sale, pepe e poi alla fine, per chi vuole metterlo, può mettere anche dell'aglio tritato. E poi prenderemo dei barattoli
di vetro e lì per conservarli. Quindi cominciamo a mescolare tutto. Vi ricordo che siccome stiamo adoperando una bacinella di plastica, deve essere freddo il coso, i componenti. Invece se era di metallo si poteva mescolare tutto quanto insieme. Quindi adesso aggiungeremo il tutto piano piano. Poi metteremo il sugo e cominceremo a far cucinare sempre a fuoco lento per almeno 3 ore. Ecco la nostra zakuska che va avanti. Adesso è già. Quanto tempo è che abbiamo messo? Un'ora. Un'oretta. Ecco, praticamente abbiamo fatto 3 pentole. Mia moglie ha aggiunto anche l'alloro. Ecco, ogni tanto bisogna girare. Questo è un po' troppo alto. Ok. Siamo quasi alla fine. Quasi. La nostra zakuska è quasi a posto. Allora, una già è pronta e la mettiamo nei barattoli e poi andremo avanti con le altre. Ok.